Perché cerchiamo di farlo emergere tutto questo valore che c'è nel lavoro, rendendo protagonista il lavoro non attraverso fatti esteriori, ma attraverso quello che è lo specifico del nostro lavoro, cioè quello che ti arriva in bocca. È quello che ha da essere il testimone di quello che tu sei capace o non capace di fare. Non il riconoscimento ufficiale, le medaglie, gli araldi, ma la customer satisfaction, quando tu in bocca c'è che ti esplode qualcosa. Se vi raccontassi perché ho scelto di fare questo mestiere, magari mi dareste del matto. Però c'è anche un aspetto olfattivo non indifferente in questa scelta. C'è anche il fatto, è stato rilevante, è stato il conoscere talmente dall'interno i meandri, come avete visto, di questo edificio che è il Caffè Sicilia, nelle sue articolazioni, laboratorio, negozio e poi magazzino, cortile, è un dedolo, è come un convento con tanti spazi, è un vecchio edificio del 1749, da dati che abbiamo trovato negli archivi dei notai, esisteva già a quell'epoca. La prima cosa che mi ha chiamato era la volontà di riuscire nel continuo della mia vita a entrare in tutti questi ambienti e poterli praticare. Il secondo aspetto che mi ha richiamato a questo luogo è stato un aspetto olfattivo, il profumo della miscela di spezie tra cannello e chiodo di garofano, tipico della nostra pasticceria, che ripercorre quello che era la tipicità conventuale della pasticceria del Settecento, e che ormai se ne è talmente utilizzata che ormai i muri se ne sono impregnati. In 113 anni di storia dell'azienda, non lo so, i pavimenti, i muri, le pietre, i tavoli di lavoro sono impregnati di queste misture di spezie, di aromi di frutta che sono quelli che voi adesso sentite qui, di miele, di zucchero, di caramello. È tutto questo. Altro ricordo olfattivo era quello legato alla festività dei defunti. Per i defunti in Sicilia si prepara la frutta martorana. Ore e ore e ore di lavoro seduti, perché è un lavoro che da fare seduti di assoluta precisione, che erano quelle ore che da bambino utilizzavo per avere i racconti del maestro. Gli estorcevo i racconti perché lui era costretto a starmi a sentire perché eravamo seduti. Io assistevo al suo lavoro, avevo 7 anni, 10 anni, 12 anni, cioè a 12 anni cominciavo a mettere mani in pasta però, perché lui me lo consentiva, e quelle erano le ore dove c'era la trasfusione di esperienza, attraverso il racconto immaginario, attraverso l'aneddoto legato a quella o quell'altra persona che era passata come operaio, come banconista, come pasticcere da queste mura, apprendevo quello che era il lavoro magari di 50 anni prima. Io non c'ero, però queste sono state le sue testimonianze, raffrontate a quello che era l'oggi degli anni 60, degli anni 70. Oggi tutto quello fa parte anche del mio patrimonio culturale. Dei cannoli da portare via. Carlo Assenza, 46 anni, agronomo imprestato a questa impresa che si chiama Caffè Sicilia nelle funzioni di amministratore e parte economica finanziaria dell'azienda. Appena finita la scuola media superiore, a 18 anni, siamo fuggiti nel desiderio di conoscere delle cose assolutamente per noi nuove e lontane. Ma era un po' scritto nella nostra storia. Ho avuto la fortuna di finire il mio corso di studi superiore alla Facoltà di Agraria di Bologna in un periodo in cui Bologna era una città straordinaria,
perché c'erano delle intelligenze in movimento, credo uniche in tutto il panorama nazionale. Finito il corso di studi, la laurea, avevo già il mio posto di dottorato di ricerca all'università, ma al mio maestro ho detto preferisco provarci, andare, ritornare a casa e prendere in mano le sorti di un'azienda che altrimenti avrebbe avuto delle difficoltà perché non c'erano altro materiale umano giovane nella famiglia. Guarda, è stata la cosa più facile da fare. Io da sempre, da bambino, mi rifugiavo qua sotto, questa era la mia sala giochi. Non poteva essere che così da grande. Siamo passati dal mondo universitario, dall'ambiente universitario, dello studio, della ricerca, al mondo della pasticceria, perché era lo specifico di famiglia a cui la famiglia era comunque applicata. La famiglia nella più ampia delle accezioni, perché non quella nostra, dei nostri genitori, ma la sorella di mia madre in questo caso. Ci siamo passati con estrema assoluta naturalezza, con una sola decisione, un momento forse di collettiva follia fra me e mio fratello Carlo, che poi coinvolse la mia fidanzata di allora, che adesso è mia moglie. La zia aveva raggiunto una veneranda età e il suo fisico non riusciva a reggere i ritmi di un'attività davanti al pubblico, lei si occupava della vendita. E quindi chiese aiuto. Quando chiese aiuto, Carlo aveva appena finito gli studi, si era laureato, io ero ancora a Bologna, studiavo ancora, quindi Carlo mi pose una domanda telefonica molto breve: si comincia o non si comincia più? O adesso o mai più, perché visto come vanno le cose, o ce ne occupiamo da adesso o fra qualche anno non ci sarà più nulla, perché la zia non ce la fa e quindi bisognerà vendere. Quindi dovetti scegliere. Scelsi. Io ho fatto un percorso completamente diverso. Io ho fatto il liceo scientifico. Poi mi sono iscritto all'università, mi sono fatto qualche anno di giurisprudenza e a un certo punto mi sono accorto, come quando dici, ma che cosa sto facendo? Mentre quello che mi interessava veramente era lavorare col cibo. Così sono sceso in Sicilia, prima facevo sottogli e da un anno e mezzo sono qui appunto. Faccio questo miele aromatizzato con le scorze di arance e di limone canditi che mi ha fatto scoprire con l'adolescenza qui. E i canditi non sono quella cosa orribile che troviamo nei panettoni industriali, ma possono essere invece una delizia imparagonabile se fatti a dovere. E sono molto lieto di poterle fare, ecco. E questo è quello che mi dà la certezza di aver fatto la scelta giusta andando nell'artigianato. Avere un contatto diretto con, sia con la materia prima sia con il prodotto finale. Ecco. Beh, quello che mi ha insegnato Corrado è soprattutto un grande rigore interiore, cioè una cultura del lavoro. Che adesso spiegare è difficile, però dopo averci lavorato accanto è questo che vorrei imitare in lui o almeno elaborare interiormente seguendo il suo modello, è questo. Le mie mani, di tutto. Dolori. Io ho una cronica infiammazione del tunnel carpale a tutte e due le mani. E il neurologo mi ha detto: o cambi lavoro, è inutile che ti operi. Quindi ho concluso: non mi opero. Me lo tengo, ci convivo. Molte volte non ho il tatto alle dita.
E sono come una farfalla che ha bisogno di scaldare le ali al sole per poter cominciare a volare al mattino, quindi devo fare un po' di pratica. Ho imparato la lezione, lo faccio e vado avanti. Il tatto è importantissimo nel nostro lavoro, perché è uno dei termometri, è uno dei primi strumenti di rilevazione che tu hai a disposizione. Oltre poi ad essere uno strumento di lavoro, il più perfetto degli strumenti di lavoro per un artigiano. Pensa a quante capacità di capacità numerica di operazioni diverse ha una mano. Quale macchina riesce a sostituire una mano nella sua perfezione e molto spesso anche velocità in un lavoro artigianale? Pensa quante cose diverse mi stai vedendo fare con gli stessi attrezzi. I nostri figli, il nostro rapporto con il nostro lavoro, perché vedete già questi due nostri sono due aspetti non secondari, perché è un lavoro che non è un lavoro semplice, ordinario, assimilabile a quello dei genitori e dei loro compagni di scuola. Prima. Il nostro è un lavoro sartoriale, cioè cucito su noi stessi, ce lo siamo fatti così e ce lo viviamo in questo modo. I nostri figli quindi hanno assunto valenze che i loro compagni stessi non hanno. I nostri figli, li puoi vedere, sono magari identificabili a distanza, perché è frutto di tutto questo. Sicuramente passiamo pochissimo tempo con loro e questo mi dispiace moltissimo. La mia unica speranza è quello di non ripetere quello che fece una volta. Arrivai in ritardo, ero il fotografo di mia figlia al saggio di fine anno alle elementari. Arrivai in ritardo, la vidi piangere. Loro però hanno scelto, per loro scelta, di trascorrere un periodo delle loro vacanze a lavorare assieme a noi. In particolar modo assieme a me in laboratorio. Forse perché non si ritengono ancora pronti, non trovano soddisfazione nel contatto con il pubblico e quindi non preferiscono i piani della presenza del pubblico, preferiscono questo che è più intimo e più familiare. Gli offre maggiore occasioni di poter essere ancora bambini in crescita, perché c'è anche un aspetto ludico possibile nel lavoro in gruppo, cosa che davanti a un cliente non è possibile. La mia famiglia probabilmente, così come tutte le nostre famiglie probabilmente, hanno un rapporto con il nostro lavoro lo soffrono, perché inevitabilmente questo lavoro toglie molto spazio al modo tradizionale di vivere la famiglia. E quindi direi che il rapporto poi deve essere concentrato in poco tempo e deve avere un'intensità maggiore. Buona serata, signori, grazie. Per fare una citazione di Blade Runner di Ridley Scott, una stella che brucia con il doppio di intensità vive la metà del tempo, però brilla con il doppio dell'intensità. Un suggerimento potrei dare, che al visitatore della Sicilia, vivere la Sicilia facendosi cullare delle pagine di Conversazione in Sicilia di Vittorini, scritto alla fine degli anni 40 e all'inizio degli anni 50, ha ancora secondo me un'attualità straordinaria che va al di là degli sceneggiati televisivi tratti dai romanzieri siciliani alla moda. È il sentimento.